L'Università di Camerino continua il suo percorso verso l'eccellenza e apre i battenti del nuovo ospedale veterinario didattico a Matelica, dotando la già qualificata scuola di scienze veterinarie di una struttura unica a livello regionale. Nell'ospedale veterinario, appunto, vedremo la sintesi di tanti rapporti di collaborazione interni all'università e anche esterni all'università, quindi una collaborazione sinergica con il territorio intra ed interuniversitaria. La Scuola di Scienze Mediche e Veterinarie della nostra università ha deciso un percorso non autoreferenziale. L'autovalutazione è certamente molto importante, però lo sappiamo, sono potenzialmente soggetti, come dire, a autoreferenzialità. No, qui è venuta una commissione esterna, completamente indipendente, che ha accreditato le nostre strutture in maniera piena. Leggere il full approver nei nostri rapporti finali della commissione è stato veramente, credetemi, molto entusiasmante e ci dà una forza incredibile, ovviamente, per procedere nel futuro con la fase 2 dell'accreditamento. Un presidio adibito non solo all'assistenza sanitaria di animali sia di piccola che di grande taglia, ma anche alla didattica e alla ricerca grazie alle più moderne attrezzature scientifiche. È una struttura nuova ma che si è già consolidata sul territorio, ha ricevuto anche un parere autorevolissimo da parte dell'Agenzia Europea sui requisiti di qualità. È una struttura che, oltre a svolgere un'azione didattica chiaramente per gli studenti del corso di laurea in medicina veterinaria, ha l'intenzione forte di svolgere anche un servizio per il territorio e sul territorio nella gestione di tutta una serie di problematiche sociali, sanitarie, ma anche come rapporto collaborativo al quale noi teniamo particolarmente con il mondo libero professionale, quindi con i colleghi veterinari che svolgono libera professione sul territorio, che potranno trovare nella nostra struttura una struttura appunto di servizi. Una struttura che grazie alla sua dotazione tecnologica e alla sua vocazione alla didattica e alla ricerca interdisciplinare ha ottenuto pieno accreditamento dalla commissione di esperti nominata dall'Associazione Europea delle Strutture per l'Educazione Veterinaria. Struttura sanitaria di secondo livello, cioè di referenza, che è aperta soprattutto ai colleghi liberi professionisti, i quali possano trovare strutture, strumentazioni di alta qualità e un confronto con i docenti e con, diciamo, la componente medico-chirurgica che è presente di elevata qualità, per un dialogo, per un confronto, per portare avanti quella che è la cultura medica veterinaria. Faremo anche un ulteriore sforzo per raggiungere proprio l'accreditamento di questa qualità e di conseguenza questo ci porterà in un novero ancora più ristretto di facoltà in cui si certifica anche proprio tutto il percorso di qualità e, diciamo, i controllori che controllano la qualità. Un polo d'eccellenza che conferisce alla città di Matelica prestigio indiscusso a livello nazionale e non solo e dota il territorio di una struttura in cui far crescere la cultura della scienza veterinaria. È un punto veramente essenziale della nostra facoltà, questa struttura che andiamo appunto a inaugurare oggi è il completamento di un lavoro iniziato negli anni 90 quando portammo con un accordo la facoltà di veterinaria a Matelica. Con tanto lavoro e con la giusta sinergia comune Ateneo siamo riusciti a ottenere questo grandissimo risultato. L'ospedale veterinario è un tassello di un grande progetto, di questo grande mosaico. Questo grande mosaico che oggi può dire tranquillamente di essere uno dei pochi punti di eccellenza della medicina veterinaria in Italia.